i GAT di Romanengo. Ma perché i GAT? Allora, quelli della polisportiva hanno il GAT, quelli delle moto il GAT, quelli il GAT, tutti i GAT. E c'era il signorotto lì del paese, con ste mura così, e è stato attaccato dal Barbarossa. La Barbarossa è stabilito intorno a tutto il terrapieno. Questi, Madonna, li prendiamo per fame. Tanto un castello così, dove ci mettono a morire di fame. Stiamo qua un anno, prima o dopo, e questi vanno avanti, questi vanno avanti. Il Barbarossa non sapeva che il castello di Romanengo era collegato con la palazzina della Cascina Albera e il castello Forserico di Soncino. Quindi questi a piedi andavano a prendere il granaio là, madonna, il grano, e lo portavano qui. Hanno preso topi da tutte le parti e li hanno buttati tutti di là del muro di cinta. La Madonna, quelli, diciamo, le persone che c'erano di là, con i topi da tutte le parti che hanno fame, gli mangiavano tutto il grano. Allora, questi cosa hanno fatto? Da Soncino hanno portato tutti i gatti, che hanno mangiato i ratti, e questo è andato avanti con un bel po', e il Barbarossa. Fino a 4 giorni. Basta, basta. Mia mamma è stata la prima. La prima cittadina. Ma no, ma adesso ho avuto dei problemi che non è il caso, ecco. Comunque è stata la prima che è entrata. Tempo di guerra mi diceva che quando c'erano i bombardamenti si nascondevano e facevano uscire dal laboratorio. Per esempio, io non quello lì che la proprietaria della casa era la signora Teresa, non lo sapevo. Sì, No, non lo sì, sapevo. Sì, il proprietario di Io ho pensato che lui è venuto qua a lavorare perché ha conosciuto questa Teresa che abitava a Salvirola per me. No, 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 abitava no, qui abitavano qui, lei e sua sorella. Secondo te, quando è andata dentro tua mamma, quante erano le donne che c'erano dentro? Che mi ricordo io, lei mi parlava appunto di Maria Bocca, Maria Buffelli, dopo delle altre me le parlava, però penso che siano E Vincenzo è andato via da quel periodo lì? entrate dopo, più tardi, entrate in Nel 47, perché se dici che è entrato 17 anni, è del 30 47 mio papà, quindi nel anni, ecco. Lei mi parlava di 47, 47-48, dopo ecco. Io ho sentito che lui è venuto qua in Italia perché in Germania non ne davano il permesso di la lavorare. Già allora. Già Già fuori allora, sì. legge con questo Io ho sentito così. filato, ma con poche cose andava a fare il mercato a Milano Sì, in bicicletta. Che poi era più cotone che È amianto, più altrimenti. cotone, sì, è vero. Dopo È più cotone la l'amianto. Ah sì, perché combinazione all'inizio sì, lavoravano anche il era misto, cotone. metà e metà. Metà è. Andava dentro il materiale, poi andavano portati dalla calandra dove calandravano lo spessore e facevano le bobine, facevano su a mano una volta. Poi dopo, negli ultimi momenti, avevano preso i telai più moderni, già con l'avvolgitore dietro, già con cose per lo spessore. La mia conoscenza del Linar prima di diventare amministratore era questa, no? Una fabbrica operante in paese da tempo, che dava lavoro a tante persone e nella quale lavorava questa mia zia. Da quando poi ho iniziato questa esperienza di amministratore, parliamo del 95, è evidente che Linar l'ho conosciuta anche per altre
questioni. Dopo la scomparsa di Ariolf, dell'allora titolare, vennero qualche mese dopo un paio degli eredi, un fratello, un nipote di Ariolf, e vennero nel mio ufficio. E io, quando li vidi, in questa visita di cortesia fatta al sindaco del paese, immaginai che la loro intenzione fosse quella di in qualche modo chiudere questa esperienza produttiva in loco, mentre invece in questo primo incontro di conoscenza loro immaginavano di trovare una nuova collocazione per l'attività produttiva, ma erano assolutamente intenzionati a continuare questa esperienza che a quel tempo dava lavoro ancora a 25 persone di questo territorio. A distanza di qualche mese, evidentemente scoprendo tutta la vicenda Inar anche nella sua drammaticità, le stesse persone vennero da me, ed era il mese di ottobre, dicendomi che con la fine di quell'anno, e siamo alla fine del 2005, l'INAR e l'ASBES sarebbero state messe in liquidazione, avrebbero chiuso l'attività. Segnava l'avvio di un nuovo percorso che non poteva prescindere da tre aspetti fondamentali. Il primo, senz'altro più imminente, immediato, era quello legato alla ricollocazione di queste 25 persone. Quindi sul tuo territorio, e io ero sindaco da qualche mese, chiude una fabbrica che dà da lavorare a 25 persone, e quindi c'è un problema sociale in qualche modo. Allora il primo pensiero fu quello, capire come in qualche modo si potesse affrontare questo tema. E lì si fece una grande azione, grazie anche al sindacato, grazie anche alla cessione di alcuni rami d'azienda che produssero in qualche modo la ricollocazione di buona parte di queste persone, con l'avvio di un percorso di mobilità e di prepensionamenti. C'era un parlamentare di Crema, Renato Strada, che si è messo, diciamo, a capo di queste delegazioni per portare avanti il problema di Romanengo, ma non solo quello, lui, perché era qui vicino, ha preso come esempio noi da portare a Roma, perché ormai la cosa sta scoppiando un po' dappertutto, finché diciamo è riuscito nell'intento. Nel giro di un anno e mezzo sono riusciti a far passare prima la Senato, l'anno dopo la Camera, insomma nel giro di un paio d'anni la legge è passata esecutiva, e da settembre è rimasta proprio, è venuto proprio, c'era il risarcimento di 6 mesi ogni anno passato in fabbrica dell'amianto, e noi ne abbiamo usufruito dal primo dell'anno del 2004. E io il 30 novembre 2003, un mese prima, mi sono toccato un mese prima di tutti. Il secondo tema che si apriva alla luce di questa notizia, quindi della chiusura dell'attività produttiva, era quella che come amministrazione non potevamo non sottoporre all'attenzione degli eredi, che era appunto quella di una verifica ambientale di quel sito, dove per tanti anni comunque si era lavorato l'amianto e si erano lavorate sostanze pericolose. C'erano due telai di nastri, c'era una catena che faceva, una macchinetta che faceva le catene, c'era il subio per la macchina, per il telaio. Ma lei mi parlava di nastri, della tela non ne ha mai parlato, meno che a mio ricordo lei mi parlava di nastri. Nastri, prima c'erano quelli del cotone. Il cotone, poi... Quando sono entrata io, era tanto che lavoravano l'amianto. Ma c'era già l'amianto quando sei entrata? Sì, sì. Sono entrata nel 65 e ho fatto 18 anni lì. Perché poi dopo ho deciso di stare a casa, perché mio papà, avevamo la stalla, tornava lui dal lavoro al mattino, io al mattino mi alzavo, come mettevo i piedi giù dal letto, tossivo. E mio papà mi diceva, cambia mestiere. Dico così, come sono, cambia mestiere. E allora da lì ho deciso che il lavoro era diventato nocivo e faceva male, così ho deciso di stare a casa e ho cambiato lavoro. Però lei è stata mammifera? No, c'era già qualcosina, però mio papà cominciava già dai tempi. Ed è una cosa che mi ricorderò sempre, il dottor Agosti, che diceva, una persona che ha lavorato dentro lì 5 anni deve essere risarcita, perché per lui... Il limite era già superato. Però voglio ricordare anche
la nostra gioventù dentro lì, perché noi ci divertavamo anche, eravamo tutte ragazze giovani e spensierate. E tutte amiche. E tutte amiche. Il terzo tema era senz'altro quello degli ex dipendenti, che nel frattempo, ahimè, avevano cominciato a vivere questa drammatica vicenda legata al tema della malattia, dell'asbestosi, delle malattie correlate al contatto con questo materiale. E da lì abbiamo iniziato un percorso che ancora non è evidentemente concluso e nel quale anche l'amministrazione credo abbia fatto la sua parte. Non è che non lo so. Io vado volentieri, sinceramente, anche due volte all'anno. Quelli che non hanno la malattia già gli conviene andare, perché se salta fuori lo sanno, hanno i loro passi da fare, fanno la denuncia all'INAIL, hanno diritto a un risarcimento, eccetera, eccetera. Ma io ormai non posso fare niente. Quello che è lì da anni è fermo lì e chiuso. Adesso non lo so cosa facciamo. Guerini, se te mi ora tara che mette ponigota. Muoio, me per te. No, questa tagliala, ne. Tagliala. Questa è stata la prima interrogazione che ho presentato quando sono entrata nel 2008 al Senato, perché nella legislazione che negli anni era stata prodotta con il governo Prodi era stato istituito il cosiddetto fondo amianto. Fondo amianto, e era l'inizio del 2008, si demandava ad un regolamento l'attuazione di questo fondo amianto, che era un regolamento che doveva essere emanato, adesso non mi ricordo esattamente, entro 3-4 mesi. Siamo alla fine del 2008, nel frattempo era cambiato il governo, il regolamento non era ancora stato emanato, per cui presentai l'interrogazione per sollecitare l'emanazione del regolamento. Siamo a marzo-aprile del 2009, l'inizio del 2009 è stato assegnato una serie di lutti a Romanengo. 4-5 donne che nel giro di pochi mesi sono decedute. Penso che Ario non sapeva che la malattia portasse alla morte ultimamente. No. Sapeva già anche quando era giovane? Oh, sapeva. Che ha incominciato? Lui sapeva tutto, perché figuriamoci se poi che firmava le carte era lui, il direttore e altre persone lì, come ha saputo queste cose qua, si sono tolte dalle palle subito, non ha firmato più niente, si sono licenziati tutti e sono rimasti lì come consulenti, non firmavano più niente, quindi gli ultimi anni li aveva tutti sul groppone lui. Ugo? Era burbero, però quando... Era buono, dai. Sì, però te lo stavo appunto dicendo, quando c'era un momento di... aveva anche un momento di dolcezza, di delicatezza. Ecco. Perché poi era della precisione. Sì, no, lui era severo, ma nel giusto, diciamo. Se andava di domenica a lavorare straordinario, lui passava de San Vesdè e metteva là i soldi de che te che fanno. Ah, sì, bisogna dire una cosa, che per impagare loro sono sempre stati perfetti, precisi, perfetti. Queste cose sì. Ai vostri tempi. Ai nostri tempi. Ma all'inizio, quando si facevano le straordinarie, e pagavano la metà. Ah, bene. No, quando sono andato a Roma le battute le straordinarie le pagavano. Non penso che facevano la percentuale come fanno adesso. No, se prendevano, non so, 100 lire, diciamo, gli straordinari erano 50. Ah, sì. Quindi tutta la Iner era tutta qua. Si usciva con le ciglia, le sopracciglia bianche, il naso bianco. Addirittura? Sì, questo qua non mi ricordo. Cioè, lei è entrata prima di me, sì, quindi lei ha visto... Sì, non c'era nessun tipo di protezione, e per cui respirando le narici erano bianche, le sopracciglia erano bianche.
Sì, questo è proprio il mio ricordo. E voi quando vi specchiavate prima di uscire vi toglievate in qualche modo non poco? Non ci si pensava, non ci si pensava. Adesso col senno di poi, però... Cioè, mi dicono che si mangiava. Si mangiava il panino sul telaio. Perché quando facevano i turni, io sono entrata e i turni non c'erano più, quindi... magari quel piccolo spuntino a mezzamattina, però sì, loro che hanno fatto i turni, la cosa era magari... Si mangiava davanti al telaio un panino? Sì, mangiavo anche l'amianto, lo mandavo e mangiava anche ma io mi ricordo il sapore dell'amianto, sembra una... Cioè? Aveva un sapore particolare, sì, me lo ricordo bene, sì, perché si ingoiava, per forza. Non riprenderlo, né, dai, taglia, quello lì, che viene giù la mia nonna.